Der Himmel in Grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in Grau. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in una nuova puntata di Horizon. Dovremmo essere nella parte finale del gioco, credo. Siamo in riposa prima della battaglia incombente, cioè gigante l'ombra incredibile di Ade. Quindi dovremmo essere nella parte finale. Andiamo subito a dormire, quindi a riprendere. L'appartamento di Olin è così vuoto. Sopra? Dovrei dormire, sto dimenticando qualcosa. E va bene ragazzi, dormiamo, come va, basta. Quel che fatto è fatto. Riposa prima della battaglia. Che braccia muscolose ha lui. Come facevi a dormire, Elizabeth, con il peso di una responsabilità come la tua? E invece tu, Rost, dopo che hai perso la tua famiglia? Silence! Per caso ci sei? Forse non dovrei chiedere consiglio ai fantasmi. È sempre così, raga. Nei momenti difficili si pensa sempre alle persone amiche o care che si hanno a disposizione. Signora, ci sono segnali da ovest. Il re Sole Avad vi attende al Tempio del Sole. Madonna, raga. Qualcosa mi dice che la situazione non è delle migliori. Madonna, c'è un capello qui, vaffanbai. È un falò, per caso. Forse stanno radunando le forze per l'assedio alla città. Non è legno che brucia. E allora cos'è? La fine. O il suo inizio. Rega. Nato, rega. Gli sterminatori di cui parlavo. Alle armi! Alle armi! Subito! Per il sole, fate come dice! Madonna, c'è brividi, rega. In posizione! Preparatevi! Pronti all'attacco! I cannoni li fermeranno. Stiamo per scoprirlo. Alice! No! Raduna le avanguardie e chiama i rinforzi! Aloy, no! Quei cannoni ci servono! Ma lui ti farà a pezzi! Non stavolta! Madò, rega! Madò, che bello, rega! Tu mi hai portato. Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole, allora. Oh! Ma porca! Meno male che si è inceppato lì, rega! No! Ah, bene! Se li colpisco... È tutta una cacca, allora, mi stai dicendo. Morirò. Ah, in teoria dovevo fare scoppiare queste cose, raga. Però...
però qua per curarsi che si deve fermare non va bene, raga. Ti aspettano solo morti senza fine. Minchia, non si fa niente con le... raga. Ma c'è stato malissimo, raga. Porca miseria. Mo vediamo. Prima devo far fuori tutti i nemici, non va bene. Non può capire il destino. No, raga, qua mi sta incendiando tipo tantissimo. Ma... non ci credo, raga. Ragazzi, sono caduta nel burrone. Io ho perso così. Sta per crollare. Tu mi hai tormentato fin qui. Avresti dovuto affrontarmi al cerchio del sole. No! Ma scusate, però così non è giusto. Adesso lui ha tutta la vita, io come faccio? Ah, l'ho preso. Non mi fa curare. Vabbè, uno all'uno non fa male a nessuno. Certo. Oh, vaffanculo, a sto punto. Se mi prendeva ero morto, raga. Beh, a questo punto direi di fare così. Ce l'ho fatta, raga, più facile di quello che pensassi. Questo non era previsto. Uccidilo. No, raga, lo dovevo fare per forza. No, non mi sarei lasciata sfuggire questa occasione. Ade ti ha scelto soltanto perché sei un folle. Un carnefice sadico troppo stupido per capire di essere stato usato. La tua vita è stata un fallimento. E presto, nessuno si ricorderà più di te. Adesso voltati verso il sole e pensaci bene. Che soddisfazione, ragazzi. Ah, che bello. Porto già troppo peso. No, questa, questa Aloy la devi prendere, perché con quella si potevano fare tante cose, mi ricordo io. Oh, raga, non ci credo, eh. Ci abbiamo fatta incredibilmente. Abbiamo sconfitto Alice. Vediamo adesso che sfide che ci attendono, perché tanto lo so che qua mo ci aspetta il finimondo. Che sono stato stupido, ho usato anche le pozioni. L'erba. Che figo, voglio questo. Prendi un cannone. Tieni premuto M per recuperare munizioni dalla pila vicina. R2 per fare fuoco. Che figo. Al massimo, vediamo. No, ancora. Meglio dai. Gli abbiamo fatto un sacco di male, raga. Momento. Solo due, quindi ancora più in alto devo fare, raga. Quanto male, raga. Guarda quanto male. Che bello sta cannone. Devo andare subito da qui. No, no, tu non te ne vai per un gazza, allora, perché qua... troppo. No. Non l'ho preso mai.
E non l'ho ucciso. Ora l'ho ucciso. Ma era un nemico, che male che gli sto facendo. Dove è sud? Ok. Prendi il cannone, Aloy. No, non li ho presi mai. Eccolo, arriva. Meglio muoversi. Quanto male, raga. Ok, quelli almeno li ho distrutti. Oh, perfetto, ora. Mi ha preso di mira. Vediamo se riesco. No, li ho visto poco, l'ho preso. Non voglio essere qui quando colpirà. Non lo prendo bene comunque quello. Mi regolo un po' più male per la distanza. Madonna, ma ci sono altri qua. Prendere il respiro e prepararmi. Madonna, bellissima questa lotta, regà. Ma quanto bella che è stata. Mi è piaciuta un bottissimo, regà. Respiro. Io mi preparo le pozze comunque, perché regà, ci sta troppo tempo l'erba a ricaricare. Ok. Stavolta ci siamo arrivati in tempo, regà. Che male che gli ho fatto. No, 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 sette buono qua. Bella. Morto. Non voglio essere qui quando colpirà. E invece se è proprio lì che starai, Aloy. No! Morto. Ok, devo solamente stare attenta. Vai, ce la posso fare. No, ma perché butti l'arma? Arriva, devo andarmene subito da qui. Oh mio Dio, ho capito perché buttava l'arma. Però senza questa non andiamo da nessuna parte. Ok, è morta. No, non l'ho presa neanche una volta. Che non lo prendo, guardalo. Non va bene questa situazione. Dovrebbe essere morto anche questo. Devo fare, ce la devo fare, ce la puoi fare, dai. Mi stanno arrivando altri, no, non ce la farò. Piove sempre sul bagnato, raga. Ok, finito. No, mi sono sparata da sola. Che grande, sono un genio.
Certo. Mi sono focussata. Ma perché la lascia? Non capisco. No. Ok, dai, ce la posso fare. Piano, calma e sangue freddo, raga. Ok, mi sto focussando troppo, forse è meglio andare da questo lato. Lasciami l'arma, ciccio. Raga, non è facile. Che ci conto io? Ma che tu spari, bomber? Che fai? Raga, la situazione si è proprio messa male. Ma se si sposta, però io come posso fare, raga? Ok, 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 ok. Ce l'ho fatta. Dai, dai. Ce la puoi fare allora. Ok, è morto. Se qualcuno mi aiutasse a sparare anche. Dai, ragazzi. Oh mio Dio, non ci credo. Oh mio Dio, raga, che tensione. Niente, ancora. Scusatemi, ne abbiamo abbattuti 5, quello spara e ci uccide tutti, dai. Dai, che stronzata. No, mi sembra un po' una stronzata, eh. Dai, cavolo, Aloy 1, eh. Dai, Aloy, ce la possiamo fare, Aloy. Aloy! 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 Zeb. Per la madre, sei viva. Credevo fossi morta. Gli altri sono... No, no, sono feriti, ma per fortuna sono vivi. Le macchine ci hanno travolto, poi hanno proseguito. Hanno marciato sulla guglia trascinando quella cosa con loro. Prenditi cura degli altri, Zeb. Io devo andare. Ma sono senza vita. Però io devo trovare della vita, raga, perché non è possibile. Ho sbagliato tantissimo arma. A me, giustamente, che sono appena arrivata. Ma come ragione? Ciao! Ma si è rincoglionito, è sbattuto contro il muro, regà, l'avete visto?
sole. È stato fighissimo. Ok. Credo che dobbiamo andare di qua, raga. E l'ultima pozza l'abbiamo usata, sbagliando pure. Dai. Andiamo, magari di qua trovo un po' di erbe, raga. Oh, raga. È iniziata. Ade sta trasmettendo. Cavolo, allora fa qualcosa. Raga, dai, ma che stai a dì, poverini. Madò, raga, praticamente prende la vita. E il segnale deve essere riuscito a superare le difese. Prende la vita per distruggere tutto. Devo arrivare lassù. Ci arriveremo, allora, piano piano. Mettere premura, che sono tipo ansioso. Quanto corre, raga. Io dopo 5 minuti sarei morta a terra. Aloy. Sono vivi. Aloy. Beh, lo vedete. Pensavamo che fossi caduta al crinale. No, è caduto lui su di me. Non ci rimane molto tempo. Devo affrontare Ade. Non da sola. Tocca a me. Non posso chiedervi di seguirmi. Andavamo comunque verso la cima, giusto? Bene. Il demone di metallo deve cadere. Madonna, raga, che squadra che siamo. Dovrei rifornirmi. Ora o mai più. Eh sì, inizia, raga. Si parte. Eccoci nel finale di Horizon Zero Dawn. L'entità è stato anticipato. L'entità non interromperà la trasmissione. Al contrario, i calcoli sono precisi. La presenza dell'entità era prevista. Buongiorno. Un caffè, grazie. Il volto, uccidilo. Bella, raga. Allora, prima ho provato a farlo, però dovevo andare al lavoro, raga, quindi non potevo finirlo sul momento. Adesso sono rientrato dal lavoro, raga, devo finirlo, basta. Prime! Voglio provare le diverse frecce, quanto danno fanno. Oh, questo non è male. Perché mo, no? Ma perché non vanno queste frecce? Non ho capito. Ok, quelle non le posso creare. Ma
sono troppo distante, ragazzi. Ma non ho capito che fa, con chi c'è là? Perché non si sta concentrando su di me? Mi fa biliare, va. Stavo scherzando, bomber. 3 minuti, raga, non ce la farò mai. Ma se facessi tipo questa. Solo 3 minuti, raga. Non va bene. È che non dura tanto infuocato. Questo non va bene. Dai, dai, raga, questa me la sento buona. Ce la possiamo fare. Dai, dai, dai. Dai, raga. Forse qua ho trovato praticamente un piccolo bug, perché ci siamo nascosti dietro al mostro lì, che probabilmente sta parando tutti i colpi. Facciamo ricaricare un po'. Ecco, appunto, sta per finire la pacchia, raga. Ok, raga. Raga, ce l'abbiamo fatta, raga. Ora ho la strada libera. Lo sterminatore cade. La battaglia è nostra. Madonna, raga, non ci posso credere. L'ho fatto, ce l'ho fatta. Distruggiate con l'override principale. Vai, vai. Sono un po' stancuccia del lavoro, raga. Ma questo finale di Horizon. Minaccia di sistema imminente. Sono più di una minaccia. Madonna, questo è il momento che aspettavamo da un mese, raga. Pure di più da un mese, vai. Mi sa che non doveva andare esattamente così. Override principale armato. Per attivare, pronunciare nome e grado. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Override principale attivato. Elimino il protocollo d'estinzione. Madò, raga, un film. Cioè, basta? Tutto sto budello finì così?
Ma come, c'era il coso, infatti il saggio lì, l'onorevole, come si chiama. Madò, raga, che soddisfazione. Silent? Rust? Che? Beh, sicuramente sta pensando a Rust. Ok, Gaia, scusami tanto. Cosa dicevo? Raccontavi una storia. Giusto, sì, beh, come dicevo, era un kit di elettronica per bambini, ma l'avevo collegato a una batteria a pannelli solari e l'erba ha preso fuoco. E con essa un pino che era lì, non so, da almeno 10 anni. Domanda, quanti anni avevi? 6. Mia madre era a casa, grazie a Dio, così ha dovuto chiamare i pompieri. Subito dopo mi ha portato in giardino e mi ha mostrato i passerotti morti, perché c'erano dei nidi in cima al pino. Domanda, cosa hai provato? Non lo so. Ricordo di aver urlato che non mi importava. Allora mia madre mi prese la faccia fra le mani e parlò. Domanda, che cosa ti disse? Che doveva importarmi. Disse, Elizabeth, essere intelligenti non significa nulla se non rendi il mondo migliore. Devi usare la testa per valere qualcosa e servire la vita, non la morte. Racconti sempre storie di tua madre, ma tu non hai figli. Non ne ho avuto il tempo. Forse è stato meglio così. Se avessi avuto un figlio, Elizabeth, come avresti voluto che fosse? Immagino che avrei voluto che lei fosse curiosa e ostinata, inarrestabile anche, ma con abbastanza compassione da guarire il mondo. Solo un po'. Che scena bellissima, raga. Comunque, per oggi è tutto, Gaia. È ora di dormire. Ti auguro sogni d'oro, Elizabeth. Grazie. A domani. Madò, raga, non riuscivo a parlare, troppo bello. Ragazzi, questo gioco è davvero bellissimo. Giocarlo è stato veramente un onore. Me ne sarei pentita se non l'avessi fatto. È un gioco che per la storia merita tantissimo, è bellissimo come colori, come grafica. Vi consiglio di giocarlo, anche se magari lo avete visto da me ma non lo avete provato, provatelo. È un gioco bellissimo, non ve ne pentirete. Complimenti, veramente. Troppo bello. Grazie ovviamente a tutti voi che avete seguito insieme a me tutta questa storia, che abbiamo scoperto come è andata a finire. Spero che vi sia piaciuta, ovviamente ragazzi, ci sono stati alti e bassi in questa serie. Ci sono stati momenti difficili, momenti emozionanti e momenti di incavolatura proprio tremenda. Io ho cercato di giocarlo il meglio delle mie possibilità e spero che l'abbiate gradito. Detto questo ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a una prossima serie, che a questo punto vi posso anche già spoilerare. Dovrebbe essere Turmoil, l'ho scelto giusto perché dovevo partire per le ferie e dovevo registrare qualcosa di semplice, di fresco, di divertente per l'estate. Ho scelto quel giochino. Spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo video.
Oh, guarda, un'altra scena. Ma... vecchio amico, ti ricordi di me? No, vabbè. Abbiamo ancora molte cose di cui parlare, molte cose da scoprire. I tuoi padroni, per esempio, quelli che hanno inviato il segnale per risvegliarti. La conoscenza ha i suoi vantaggi, non credi? Bene, iniziamo. No, vabbè, raga, non ci credo. Ovviamente hanno voluto lasciare spazio aperto per il secondo capitolo. Der Himmel in grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in grau,